Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi video sulle maschere viso. Allora, partiamo dai peel-off. Allora, come peel-off ho questa della Beauty Formulas al cucumber, acquistata sul sito di Machilaia per 1 euro, a 1 euro per 10 ml di prodotto. Appunto è un peel off mask hydrating, vi dirò com'è. E poi sempre peel off, sempre cucumber, però questa qua è di Montage Jeunesse, ho la cucumber appunto, che è questa, e questa l'avevo acquistata da Claire's a 1,99 euro, e non vedo l'ora di provarle, perché soprattutto questa di Montage Jeunesse ne ho sentito parlare veramente bene, sia su Instagram che su YouTube, dalle YouTuber che seguo. Poi ne ho due ancora di Ziaia da provare, queste due nello specifico. Questa l'olio d'oliva e questa è le alghe marine spa. Questa è, c'è scritto, Age 30 più. E invece questa è per tutti i tipi di pelle. Questa non ne ho sentito parlare di questa qua alle alghe marine. Invece questa olio d'oliva ne ho sentito parlare e ne ho sentito parlare male. Però le ho comprate e voglio comunque vedere come mi ci trovo io. Le voglio testare e vedere come mi ci trovo. E queste le avevo appunto acquistate sul sito di Machilaia a 0,79 centesimi per 7 ml di prodotto. Io all'incirca ci faccio due applicazioni barra 3 con 7 ml di prodotto. Poi ho riacquistato quella della Geomar, purificante effetto matte. Questa l'ho acquistata sempre da Acquasapone a 0,99 centesimi o da Tigotà, non mi ricordo. Questa è con argilla bianca e biofiori di malva, al 95% di origine naturale. L'avevo già provata, è anche senza parabeni, senza siliconi, senza coloranti e senza oli minerali. Appunto, l'avevo già provata, ha una buona texture, non cola, potete fare anche le faccende domestiche quando andate ad applicarla, secca bene i brufoletti, fa andare via le imperfezioni, è proprio adatta per pelli miste, grasse, con imperfezioni. Io ve la consiglio. Poi ho la My Mask. Sempre peel off anche questa, maschera viso, pelle miste di impuri, purificanti e rigeneranti con mirtillo nero e canna da zucchero, comprata da Acquasapone a 0,99 centesimi per 10 ml di prodotto. C'è scritto: è una maschera appositamente formulata per rigenerare e purificare la pelle del viso, delle cellule morte e delle impurità. Le sostanze in esse contenute svolgono azioni ristrutturanti e danno alla pelle un aspetto uniforme e luminoso. Vedremo. Se qualcuno magari l'ha provata e vuole scrivermi nei commenti come si è trovato, me lo scriva pure, mi fa piacere. Poi ho due maschere in tessuto. Questa è la New Entry, questa è un po' che ce l'ho e voglio provarla. Questa è della Inca Rose e questa è all'effetto lifting immediato, Bio Mask, 100% biologica, vegetale, con estratto vegetale. Ve la faccio vedere e vi saprò dire com'è. E poi ho la famosissima, quella di Garnier, la Skin Active. Io ho la Hydra Bomb, maschera super idratante opacizzante con tè verde, acido ialuronico
e siero idratante per pelli miste o grasse, appunto, questa è una maschera in tessuto. Se seguite qualche youtuber, l'avrete sicuramente vista e sentito parlare. Se mi seguite su Instagram, avete visto la foto che ho pubblicato. Non vedo l'ora di provarla. La proverò, penso questa settimana, voglio provarla questa qua, perché proprio ne ho sentito parlare veramente bene e quindi voglio provarla anche io. E poi per finire, che questa la sto utilizzando, ho la di Beauty Formula, la Clay Mask, comprata anche questa sul sito di Machilaia per 2 euro, se non ricordo male. È la maschera all'argilla nera, purificante, va applicata 10-15 minuti, ma anche se la tenete 20-25 minuti non succede niente. Io sono andata ad applicarla stamattina, idrata la pelle, ve la rende morbida, toglie le piccole imperfezioni, toglie anche qualche punto nero. È una buona maschera se È una volete buona provarla. maschera. Niente, queste qua sono le mie maschere del periodo. Se questo video vi è piaciuto, vi ricordo di mettere un pollicino in su. Se non siete ancora iscritti al mio canale e non volete perdervi i miei video, iscrivetevi. I video escono il giovedì alle 2:30. Se volete, potete attivare anche la campanella per non perdervi le notifiche dei nuovi video. Se Dei nuovi volete, video. potete seguirmi anche su Instagram, vi lascio il link diretto giù nell'info box. Io vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!